1292 John Balliol diventa re di Scozia, ma fu privato di tutti i suoi poteri da Edoardo I, guadagnandosi così il soprannome di Tum Tabard. 1558 moriva Maria I, la prima regina d'Inghilterra soprannominata Bloody Mary. Le successe la sorellastra Elisabetta I. 1603 iniziò il processo a Sir Walter Raleigh, accusato ingiustamente di tradimento. 1810 la Svezia dichiarò guerra alla Gran Bretagna, ma il conflitto fu solo sulla carta e non ebbe mai luogo alcun combattimento. La dichiarazione di guerra fu il risultato di un ultimatum della Francia al governo svedese. 1855 David Livingstone divenne il primo europeo a vedere le cascate Vittoria nell'attuale Zambia-Zimbabwe. Nel 1869 l'inglese James Moore vinse la prima gara di ciclismo su strada, 83 miglia da Parigi a Rouen. 1880 si laurearono le prime tre donne in Gran Bretagna e ricevettero il Bachelor of Arts presso la London University. 1882 il Royal Astronomer avvistò un oggetto volante non identificato dall'osservatorio di Greenwich. Lo descrisse come un oggetto circolare di un verde brillante. 1887 nasce il feldmaresciallo Visconte Montgomery di Alamein, ufficiale inglese che sconfisse Rommel durante la Seconda Guerra Mondiale. 1919 Re Giorgio V proclamò il giorno dell'armistizio, in seguito noto come giorno della memoria. 1922 la Gran Bretagna elegge il suo primo membro comunista del Parlamento, J.T. Walton Newbolt, che alla fine si unì al Partito Laburista. 1959 due aeroporti scozzesi, Prestwick e Renfrew, diventano i primi ad offrire merci duty free in Gran Bretagna. Heathrow lo seguì poco dopo. 1964 la Gran Bretagna vietò le esportazioni di armi in Sudafrica.